periodo, insomma, soprattutto per quanto riguarda la crisi energetica stiamo affrontando, quindi è una misura che va in quella direzione di diciamo, dare di sostenere, insomma, di tenere botta, diciamo, alla crisi che è in atto, ed è una misura anche abbastanza di ampio respiro perché coinvolge una fascia di cittadini ambienti abbastanza ampia. E per quanto riguarda anche i bandoniti, che tocca un'altra tematica abbastanza importante, rivolto soprattutto, non solo, ma soprattutto c'è una misura misure di sostegno alla imprenditoria giovanile e femminile, che come sappiamo sono, diciamo, le fasce della popolazione che più hanno difficoltà sia a trovare lavoro che a iniziare un'attività economica. Quindi io passerei la parola all'assessore per entrare nel dettaglio, poi se ci sono domande, chiarimenti, chiaramente dopo siamo a disposizione per ulteriori rispondimenti. Grazie a tutti, grazie a te, perché secondo me hai colto nel segno, non certo in ritardo, ma hai colto nel segno sulla necessità di creare un filo conduttore tra la regione e il comune. Noi come Edoardo già generazionalmente abbiamo provato a costruire questo dialogo, e consentitemi di farvi un applauso perché grazie alla sua determinazione oggi Zonino può vantare di avere una casa della comunità, e credo che questa non sia una cosa straordinaria. Risultato contenuto che speriamo presto di realizzare.
fatto questa premessa, perché il senso su cui stiamo lavorando sia come regione ma anche come governo attraverso il PNRR è la riscoperta del borgo, e aveva senso anche quando lo diceva che c'è sempre il Zodino, no? Che venisse riqualificato quel luogo, perché bisogna dare, se vogliamo, ripopolare i borghi che stanno subendo un calo demografico enorme, dobbiamo ridare una centralità a ogni borgo, provando a inserire più cose. E quella della casa comunità è un tassello importante. L'altro tassello lo dobbiamo scrivere con energia, perché c'è un dibattito generale su dove fare questi impianti di energia, considerando che l'energia costa anche di più, abbiamo meno, abbiamo più difficoltà a lavorare energia del gas, soprattutto con il conflitto con la Russia, e quindi noi abbiamo una grande opportunità che è data dalle nostre risorse naturali, non solo quelle paesaggistiche, per cui dobbiamo sfruttare l'accelerazione della tecnologia provando a produrre energia da fonti rinnovabili. Partendo da dove? Partendo dai tetti. Come si parte dai tetti? Attraverso gli incentivi che abbiamo fatto per le aziende, quindi se qualcuno di voi ha un'azienda, l'azienda non significa una grande fabbrica, basta, un carrozziere, un meccanico, un elettricista, una qualsiasi azienda elettrauto, qualsiasi azienda che oggi sta, ha visto aumentare la bolletta, quella bolletta aumentata rischia di sacrificare l'assunzione dell'onerario che tiene. Abbiamo fatto un incentivo che si chiama titolo secondo, capo terzo, che finanzia il 35% al fondo perduto più il 15% degli interessi ed è cumulabile con l'incentivo di Stato del 45% di defiscalizzazione. Quindi arriva al 90% al fondo perduto. E dato che questo è un incentivo enorme, che aumenta la bolletta di oltre il 100%, attraverso la produzione e l'autoconsumo si può abbattere totalmente il costo della produzione energetica. E hai una riduzione pagando solo il mutuo del 10% del 10-20% della produzione. Allora questa è un'iniziativa su cui dovete provare anche voi come amministrazione a stimolare le piccole aziende private che ci sono nel paese, che sono un pezzo di quel motore che ha una piccola comunità e che anche quello non deve perdere. E lo stimolo è a far sì che i consulenti che ci sono vadano dai negozianti, dagli artigiani e spieghino questo incentivo, perché non possiamo rischiare che chiuda quella sala cinese, ma perché non è proprio in meno l'amministrazione. Secondo, l'incentivo che abbiamo introdotto, che le domande si vanno a fare da 15 giorni, è il reddito energetico. La produzione energetica a casa, ognuno a casa propria, lo sta vedendo del potenza, a meno che qualcuno non aveva negoziato la tariffa, ma guardate il contratto che avete negoziato che ha una scadenza, arriverà ad aumentare la tariffa e quindi il costo del consumo. Perché noi ormai abbiamo tutto, le cucine iniziano a essere in produzione, abbiamo i frigoriferi, abbiamo tutte le televisioni, abbiamo il freezer, abbiamo i condizionatori. Quindi dobbiamo arrivare a ridurre il consumo per rendere più sostenibile il pianeta, ma anche per risparmiare qualche soldo. E oggi abbiamo due tipologie di incentivi. Uno dello Stato per tutti e l'altro lo abbiamo introdotto per le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Un impianto di autoconsumo energetico, scusate, faccio una piccola digressione ingegneristica, costa, l'impianto di autoconsumo energetico è cambiato di 3 kW, non so se ci sono tecnici qui, stanno proprio qui, no, non ci sono diversi tecnici, quindi potete essere 3 kW, più o meno l'autoconsumo domestico sono 3 kW, l'impianto di 3 kW
costa a mercato, compresa installazione, pratica, eccetera, più o meno tra i 5.000 e i 6.000 euro. Con lo sconto in fattura che dà lo Stato, riesce ad abbattere quel costo tra i 2.500 e i 3.000 euro. Quindi tutti potete costruire questo impianto fotovoltaico sopra il vostro tetto, con il vantaggio di essere proprietari dell'energia che produce. Quindi con lo scambio sul posto dell'energia prodotta, il surplus dell'energia, perché se avete la necessità, bisogno energetico di 2 kW e mezzo, di 2 kW, eccetera, è una produzione che vi viene riconosciuta sulla bolletta e quindi avete lo sconto. Però ci sono delle famiglie che con ISE sotto i 20.000 euro possono partecipare a un bando regionale, che è quello del reddito energetico, che nasce su una polisi, che è quella che l'energia può essere un'opportunità sociale. E quindi in questo caso noi abbiamo stanziato la prima fase 7 milioni di euro, finanzieremo più o meno 1.500 progetti, quindi l'incentivo surgirà molto in Salento, perché spero che tanti salentini partecipino a questa iniziativa. Incentivo al finanziamento è al 100% a fondo perduto, è chiaro che ci sono dei requisiti economici, degli accarichi, quindi che danno premialità nella creatore, ma è chi prima arriva prima doccia. Esiste un albo, perché abbiamo fatto prima un albo per individuare gli installatori o le aziende a cui si riferisce, bisogna fornire direttamente nella domanda di indicare chi è l'installatore, e con l'installatore la regione stabilisce il contratto e finanzia l'installatore la realizzazione dell'impianto finanziato al 100% a fondo perduto. Questa è un'iniziativa che viene, che finanzia non solo il fotovoltaico ma anche il mineolico, il geotermico, ed è un'iniziativa importantissima per ridurre quei costi. Noi oggi dobbiamo essere furbi da capire che per un territorio come il Salento, in generale come la Puglia, l'energia può non essere più un costo civico. Un'altra iniziativa, poi io vado correndo, poi vi fate tutte le domande che voglio. Un'altra iniziativa, sempre inerente all'energia, poi magari ci fermiamo per le domande e passo agli altri incentivi, che stiamo per introdurre e su cui sono certo del protagonismo di Zordino, perché avevamo già parlato con Edoardo, è un bando del PNRR che uscirà per le comunità energetiche. Le comunità energetiche, a proposito di borghi, sono quelle realtà che si uniscono i cittadini e che esistono già a mercato, soltanto che per i comuni sotto i 5.000 lo Stato fa un incentivo in più finanziando l'impianto. Ad oggi come energetica, se un comune di Zordino lo dovesse fare, lo può fare tranquillamente. Il vantaggio è che si uniscono i tetti, e la versione primordiale delle cooperative e delle comunità sono delle comunità energetiche, sono le cooperative e comunità che invece mettiamo sul vicino unendo i tetti e creando una specie di cooperativa di consumo, creando un vantaggio anche per tutti coloro che avevano installato gli impianti e dato la parte delle royalties prodotte all'interesse comunità. Le cooperative e comunità sono una versione migliorativa. Innanzitutto il GSE, che è il gestore dell'elettrica, riconosce circa 110 euro a megawatt prodotto e hanno un obbligo. Hanno l'obbligo di allacciarsi tutti alla stessa cabina elettrica, non so se dico quante cabine, ma penso che tratta una dura massima. Allora si possono realizzare anche due comunità energetiche. L'importante è che il massimale della produzione è di un megawatt. Se abbiamo detto che gli impianti a casa sono di 1 kW, immaginate il massimo. Questo è il vantaggio del bando del PNRR, e qui
ci sarà un incentivo in cui parteciperà anche il comune. Il comune parteciperà provando a produrre anche sul tetto delle scuole, gli immobili pubblici, e quella produzione sarà importante per abbattere quella bolletta di tutti i cittadini. Nella comunità energetica, bene, possono partecipare anche coloro che non hanno la possibilità di installare un progetto o che vanno di questo, e che attraverso l'operazione generale vedono abbattere il loro costo di energia diventando partner della comunità energetica. Su questa operazione credo che possiamo anche fare un incontro successivo appena uscirà il bando. È un incentivo importantissimo, perché nei borghi, se noi costruiamo anche le condizioni per cui un borgo come questo l'energia costa meno, uno prima di abbandonare ci pensa anche può essere che diventa un altro modo per renderla attrattiva. Chiudo il capitolo energia, apro l'altro capitolo di Venini. Se potete fare delle domande su queste, io sono a disposizione, altrimenti passo al capitolo successivo, visto che non è una lezione ma è un'interazione. Vai. La domanda la deve fare riguardo il cittadino. Per cosa? Per il radiogelio. Per il radiogelio del privato cittadino, il comune non c'entra niente. No, è il comune, lo l'installatore che propone. Il privato cittadino è quello del beneficiario del reddito energetico. L'installatore che è nell'elenco regionale, già una volta la sua volta, e il fornitore del cittadino. È chiaro che l'intuizione vuole che l'installatore sia il primo procacciatore di possibili beneficiari, che quindi costruisca queste condizioni per trovare possibili beneficiari. Quindi comunque la domanda è la fa il cittadino, però il cittadino non ha il finanziamento. Il finanziamento vuol dire direttamente l'installatore, perché non potevamo creare condizioni di blocco, di fondi, eccetera, quindi volevamo rassicurare per la certezza del finanziamento chi poi investe e caccia. Cittadino mette a disposizione il proprio detto dal corpo del quindi fino a 6.000 euro della... fino a 6.000 euro, 8.500 nel caso che tu fai anche, fai anche l'impianto di slider. Grazie. Allora nella comunità energetica possono essere conferiti eventuali impianti appartenenti all'amministrazione che non sono stati allacciati alla rete elettrica per vari motivi, perché facenti parte, che ne so, di benefici, di offerte migliorative o quant'altro, e che ancora non sono allacciati, sono a parte di questa comunità energetica? Secondo me sì, ti ho detto secondo me, perché siamo nella fase di definizione del bando di discussione in conferenza di regioni con il governo. Alla Puglia sono assegnati circa 56 milioni di euro, quindi la somma è e fai conto che, i comuni sotto 5.000 sono prettamente in provincia di Lecce e provincia di Foggia, poi sparsi ce ne sono un po' nel Varese, qualcuno da Bat, ma il resto sono tutti comuni mediamente grandi, quindi noi giochiamo da veramente di protagonismo su questa attività. Secondo me nelle comunità energetiche in generale sì, insieme al finanziamento comunitario dobbiamo vedere come esce e se è costituito, dato che il comune non ha, ripeto quando è stato realizzato, e che il comune se è proprietario di quel pannello attraverso l'investimento proprio o se è finanziato. Tutti gli impianti in realtà un po' ovunque sono già stati, sono appunto di progetti finanziati. Sono arrivati attraverso project financing, se sono fatti attraverso progetti finanziati, secondo me sono passati più di 5 anni, ma lo dico più tecnicamente, lo puoi fare. Se meno, rischi di andare nell'accumulabilità degli aiuti di Stato e quindi superare il tempo. Dipende quando è stato acquistato. Vabbè, questo poi si può vincere, no? Dal bando. Una cosa possiamo evidenziare, però secondo me ha
Foggia, realizzate a due piccoli comuni dei Monti Napoli, una si chiama Roseto Valfortone, l'altra Piccari, sono una di 1000 abitanti d'acqua nel 2006, che è una dimensione di Zondino, e lì hanno messo in cumulo impianti anche esistenti, perché non c'era ancora l'incentivo PNRR. Nel caso di Brindisi invece abbiamo messo insieme, andato verso Brindisi, in questo aeroporto che trovate a destra, con i palazzoni che trovate subito dopo Brindisi, che è il quartiere Paradiso, dove sono gli alloggi popolari. 20 di quegli alloggi diventeranno produttori di energia elettrica su impianti che abbiamo preso da rigenerazione degli alloggi popolari, e quindi quelli serviranno a soddisfare circa 400 famiglie che abbiano. Ma quelli là erano già stati finanziati. Quelli erano già stati finanziati. Però non hanno incentivo PNRR. Quindi dobbiamo vedere solo la compatibilità del PNRR. Cioè io ti ho detto, in generale non ho dubbi che si possa fare. L'unico dubbio che ho è rispetto al bando dell'eventuale PNRR. Però secondo me sì, perché è come se uno dà in dotazione una cosa in più. Altre domande ci sono qui, sono altre. Relativamente alla riscoperta dei luoghi, oltre alla questione energetica, che comunque è una questione fondamentale, da altri interventi anche infrastrutturali, pensavo un attimo anche alla campagna e all'attività anche agricola. Se queste sono state previste anche gli incentivi nel momento che oggi c'è un bisogno di recuperare un'agricoltura che è andata in misura dispersa e rovinata la sua residenza, ma al contempo, diciamo così, questo bisogno per quanto riguarda anche l'irrigazione, per la quale c'è bisogno anche di energia elettrica, ci sono pensato a degli incentivi per quanto riguarda la campagna, sia dal punto di vista del fotovoltaico che di paleoliche, o mini paleoliche. Allora, io ti posso rispondere all'energia non per l'agricoltura, perché non mi occupo di questo, perché sono qua assessorato all'agricoltura. Posso dire il mio pensiero in generale della nuova programmazione, il tema dei primi insediamenti verrà totalmente rivisto rispetto all'ultimo incentivo del PSR che oggettivamente si è intasato e non ha funzionato. Invece, anche perché molte delle attività fatte fino ad oggi dal settore agricolo passeranno sotto un punto di sviluppo che è molto più veloce e operativa e ha dimostrato in questi anni di essere molto efficiente sugli incentivi dati alle imprese. È chiaro che quello è un incentivo che si può dare all'impresa che si insedia e ci sono una serie di incentivi dati invece dal distretto agroalimentare di Orto Cosarentino che ha fatto sì di finanziare oltre 150 progetti di espianto e impianto di nuove oggi. Rispetto all'energia invece sui terreni agricoli, io ho un'idea un po' tutta mia, che noi non possiamo sacrificare totalmente il tema dell'agricoltura per dare energia a chi. Mi spiego. Secondo me 20 anni fa il PAS è stato fatto un errore, ma perché non si conosceva la potenzialità reale dell'energia e sono stati installati tantissimi impianti di energia da fonti rinnovabili che non danno nessun beneficio ai pugliesi, perché la Puglia è il maggior produttore di energia da fonti rinnovabili italiano. La Puglia produce circa 4 gigawatt di energia da fonti rinnovabili derivanti da eolici o fotovoltaico, la Sicilia produce 3 gigawatt, le altre 2 gigawatt, di questo stiamo parlando. E oggi siamo in un momento in cui possiamo tirare la linea, perché gran parte degli impianti dovranno essere rivisti e ricalibrati attraverso il repowering. Abbiamo fatto un calcolo, attraverso questo noi potremo passare da 4 gigawatt a 6 gigawatt, quindi una produzione maggiore. La Puglia tra energia prodotta da carbon fossile, ossia cerame, e energia prodotta da eolico,
produce il 65% in più del proprio fabbisogno energetico. Quindi è chiaro che noi non siamo la Svizzera in Italia, ma siamo presenti in una scommessa nazionale e in un territorio nazionale che deve soddisfare anche gli altri territori che non possono produrre la stessa energia, anche se ci sono territori del nord che poi ci superano nel totale la produzione di energia pulita producendo energia idroelettrica, che è un'altra tipologia di energia. Mi spiace che questa facendo di ritornare a fare ingegnere, quindi a parlare di questi, però sono temi di dibattito pubblico per cui ogni giorno si parla, anche la regione blocca i 300-400 impianti eccetera. Per farmi spiegare meglio di queste istanze, sono arrivato in provincia di Foggia installazione di mega impianti per un totale di 13.000 euro. E noi non possiamo fare il territorio che rispettiamo. Ma magari possiamo fare, a una condizione, che noi paghiamo meno l'energia. Cioè io sono disponibile a negoziare questa fase con lo Stato, l'ho detto al governo, spero di essere ascoltato, poi parliamo del offshore, tutte le cose che servono. Però noi abbiamo oggi delle aree che sono idonee. E gran parte delle richieste di impianti di energia da fonti rinnovabili richieste non sono in aree idonee. Le aree idonee sono definite dal decreto di Stato, che sono le cave, le aree chiamate SIN, ossia siti di interesse nazionale, se vuoi dire a bonificare. Noi siamo pieni di aree SIN, sì. Siamo pieni di cave dismesse. Sono le aree a 300 metri dalle aree industriali. Per queste tipologie, e poi ci sono una serie di altre aree, per queste tipologie di aree, sto per presentare nei prossimi giorni una legge che faremo un fast track, ossia una velocizzazione delle istanze, e avrà la possibilità di passare sopra alle altre istanze. Ci sarà una velocità. Allora, se noi facciamo il repowering, se noi facciamo impianti a idrogeno, se noi produciamo tutte queste aree che sono considerate idonee, capiamo, penso che noi arriveremo a una produzione tra i 10 e i 15 giga, quindi stiamo parlando di una produzione importante. Bene, anche delle pavole ci siamo, noi dobbiamo negoziare la tariffa ed essere proprio. Poi ci sarà lo show, ne produrremo ancora di più. L'importante è non discutere però l'ambiente paesaggistico. Aspetta che arrivi. Aspetta che arrivi. Quindi noi siamo disponibili. Ma tu non stai regalando, stai utilizzando terreni che non puoi utilizzare a coltivazione. Aspetta prima. Ti sto parlando di impianti onshore, siamo lì a terra. Quindi noi siamo disponibili a negoziare tutto questo. Se riusciamo a fare la transizione energetica, cioè riusciamo a passare, spegnere il cerano e accendere il fotovoltaico, spegnere l'IVA e accendere con allora, questa transizione energetica non possiamo cogliere la schiuma. Rispetto a gran parte delle stanze che sono fatte nei terreni agricoli, sono fatte perché i terreni costano meno e molti, anche in caso di necessità, stanno dando i terreni per poter rifiutare. Un'altra cosa importante che stiamo lavorando è fare un piano per gli accumuli energetici, perché nonostante noi bruciamo di più, abbiamo in dimensione quante volte è stata esaltata la luce? Perché noi non accumulando energia disperdiamo energia prodotta mettendola totalmente in rete. Rispetto a ciò che è l'argomento di oggi, però sono un passaggio che siamo per deliberare un atto rispetto alla tutela delle aree a più interesse paesaggistico, tra cui rientra gran parte dell'area del Salento, quindi non è un tema campanilistico, noi contro Foggia, c'è anche la rete Polignano che secondo me ha un interesse un po' paesaggistico importante. C'è un errore macro che non è stata fatta mai una pianificazione dello spazio marittimo, non so di cui è competenza regionale, perché la regione ha competenza entro 12 miglia, però 12 miglia ha competenza dello Stato, quindi non ci chiedono neanche il parere, e nonostante ciò anche entro 12 miglia ci chiedono un parere, ma decide lo Stato, perché sono nazionali.
il tema che vi ho citato all'inizio è il più importante, perché noi per la prima volta possiamo, se negoziamo la tariffa, che non è solo per i cittadini, per magari le imprese, e siamo che costruiamo una politica chilometro zero dell'energia, possiamo essere il territorio in cui si inseriamo le industrie, perché le industrie oggi rischiano di saltare per l'aumento dei costi di energia. E se tu costruisci invece una politica di appetibilità sul tema dell'energia, non solo ritornando al costo di prima, ma passando quella tariffa, fai in modo che industrie dal nord si trasferiscono al sud, perché è più conveniente. E quindi noi dobbiamo essere furbi in questa strategia. La modifica costituzionale, per la prima volta fatta, sul tema dell'ambiente e del paesaggio, non tratta il paesaggio, tratta prettamente l'ambiente. E noi oggi dobbiamo essere intelligenti da costruire transizione energetica e economia circolare, perché ci siamo sciacquati una volta in tanto sul tema dell'ambiente, del paesaggio, ma ancora molte aziende, i propri tempi, non si sanno aprire così l'industria, molte aziende non si preoccupano che continuiamo a avere grandi produttori di energia e consumiamo energia che non guarda la sostenibilità. Quindi quando noi parliamo del tema del reddito energetico e delle comunità energetiche, dobbiamo pensare a una sfida economica alla valla, è una sfida di sostenibilità che riguarda tutti noi, perché se no ci proviamo il problema di riguardare i pannelli, ma non ci proviamo il problema di cosa di dove sono i fumi, e qua vicino c'è noi. A questo, in questo discorso estremamente razionale, nella misura in cui l'approvvigionamento energetico diventa un fatto fondamentale, nella misura in cui noi si diventa autonomi senza necessariamente poi avere imprese che vengono dal nord, comunque i ricavi li portano sempre al nord. Noi dobbiamo incentivare soprattutto anche l'imprenditoria locale, no, che è fondamentale. No, però rischiamo di andare fuori traccia. No, però ti spiego, cioè, devi, per fare questo ragionamento devi conoscere gli incentivi regionali. Tu non puoi avere un incentivo regionale se non hai una sede in Puglia. Ok? E quindi se hai una sede in Puglia, paghi le tasse per incentivi regionali. E nella nuova programmazione, io sto parlando di incentivi regionali, sono certo, nella nuova programmazione, ascolta, noi facciamo un dibattito politico, non parliamo di altro. Nella nuova programmazione noi stiamo facendo l'obbligo che per avere l'incentivo, se sei una grande impresa e vuoi l'incentivo regionale per aprire qui, l'obbligo della fiera e quindi l'obbligo del coinvolgimento del PMI. Questo è l'unico. Io non posso dire dell'obbligo del coinvolgimento del PMI del giardino. Io posso fare l'incentivo, l'obbligo del PMI, pugliesi. Quindi posso costruire una filiera. Noi possiamo incentivare questo, ma se viene un'azienda dal nord che vuole insediarsi al giardino, non glielo possiamo dire. Io sto dicendo un'altra cosa, bisogna costruire comunque le creazioni di aziende regionali, perché il problema è grande. Poi da questo punto di vista ci possiamo anche aprire un dibattito successivamente. Comunque, relativamente alla questione dell'agricoltura, per quale facevo riferimento, che non mi riferivo esclusivamente a quei pannelli che sono stati affittati, dati, perché non soprattutto abbandonati, non perché non fossero produttivi, ma c'è un discorso da considerare insieme all'assessore all'agricoltura, perché possa essere incentivata l'agricoltura per una filiera corta e al contempo chi comunque opera all'interno dello sviluppo agricolo abbia degli incentivi, che sia azienda o anche privato. E dell'agricoltura non posso parlare? No, io sto dicendo che questa è una proposta per cui anche se spendo Casini, per esempio, che è una persona esperta in quel senso, potrebbe essere utile un dibattito su questo argomento. Io Casini ho una cosa. Sì, sì, ma questo. Vabbè, ci saranno altre occasioni, professore, dove affronteremo le tematiche più generali, così poi rimaniamo concentrati sui due avvisi che penso che se ci sono altre domande, magari. C'è altre domande?
da restituire a partire dai 6 mesi successivi in 60 rate.
in 30 dei casi del 75 c'è un fondo per il 25% che viene dato se tu sei un buon pagamento. I finanziamenti per i giovani e per le donne sono per i giovani fino a imprese, investimenti fino a 50.000 euro, per le donne fino a 100.000 euro. Tu dovrai dimostrare soldi, avere sul conto corrente l'IVA, perché l'IVA è un costo, ma ci sono tantissime banche che stanno organizzando per fare lo scoperto di conto anche di quegli investimenti. Poi ci sono altre categorie di nidi in cui il finanziamento è al 50% a fondo perduto e 50% a fondo. Uno riguarda, e può riguardare anche Zoldino in maniera importante, è che è il nidi turismo, perché noi finanziamo tutta la micro ricettività, B&B, affittacamere, strutture che possono avere anche un senso di attrazione turistica. Nel nidi normale invece, chi sono i soggetti beneficiari? Disoccupati, senza limite di sesso, niente. Inoccupati, lavoratori atipici, lavoratori part time, professionisti che hanno avuto nell'ultimo anno un fatturato inferiore a 15.000 euro. Un'altra categoria che abbiamo inserito, ce n'erano praticamente il presidente Vigliano, erano coloro che avevano chiuso durante il Covid, cioè chi ha avuto la sfortuna di fallire durante la pandemia avrà una seconda chance, perché questo è un bando del soggetto al sistema bancario, quindi non dobbiamo mostrare nessuna bancabilità del soggetto. Si possono fare imprese culturali, bar, ristorazione con e senza cucina, attività artigianali, non rientra l'agricoltura, lo dico prima perché gli incentivi sono come fondi del fondo del FESR e non della PSR, anche se non come se ci organizzeremo a fare cose insieme all'agricoltura, rientrano potete piattistica sportiva, allevamento, c'è un tipo. Ci sono tantissime categorie nuove che vi possono stimolare la creazione, anche artigiani, presidivi, rientrano tutte le tipologie per creare una nuova impresa. Tanti comuni hanno fatto anche i borghi del tema della ristorazione, un tema di attrazione importante, pensate al Cisternino, che è andato alla Lucina, ma anche tanti borghi del Salerno. Il tema è provare ad accompagnare queste imprese, che consiglio di andare all'amministrazione anche di fare degli sportelli di informazione rispetto a questi incentivi, che per i giovani e per le donne danno anche l'opportunità di avere l'affiancamento di un'altra agenzia nostra che è l'ARTI, che fa un sostegno in maniera tale che si riduca la possibilità del fallimento attraverso un sostegno consulenziale di mercato. Io dico di affidarvi direttamente ai consulenti, quando trovo mestiere non sono capaci di scrivere un progetto, il vantaggio è che ogni singolo progetto viene valutato singolarmente, non è una valutazione, è una gara comparativa tra più progetti. E il progetto deve avere un piano economico finanziario, perché la regione non è un banco in cui tu chiedi i soldi, ma devi dimostrare l'affidabilità non la sostenibilità economica, ma l'affidabilità rispetto alle gambe solide che può avere un progetto di sviluppo economico, e che quindi non si è improvvisato questo tipo di affidarsi alle consulenze, che sono in grado, per scrivere un progetto, di rappresentare quello che è il progetto di impresa che tu stai costruendo. Viene finanziato anche in particolar modo il passaggio generazionale, che è uno dei temi più importanti anche nel nostro territorio, dove dobbiamo investire particolarmente per provare a costruire anche quella staffetta generazionale che ci troviamo ad affrontare. Domani. Prego. La domanda è la domanda seguente. Per quanto che prima di tutto vorrei sapere se ci sono delle agenzie alle quali potersi
la sinistra il bando Nidi e trova l'avviso pubblico e tutta la modulistica. Poi un'altra domanda che voglio fare è questa. Poi vi ho ricordato che chiunque partecipa deve essere possessore di IVA. No. No, ho detto che deve pagare l'IVA. Ah, è un cammino possessore, non pensavo che. Deve pagare l'IVA. Oh, che l'IVA non è finanziato. No, 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 ho sentito male. Mi chiedevo, nel momento in cui la relazione massima deve essere 50.000 ha detto che per i giovani, per tutte le altre categorie è fino a 250.000. Per le donne 100.000. Sì, per il resto 150, in alcuni casi è 250 per il passaggio generazionale. Mi chiedevo, nel caso ci fosse una forma societaria. Ma la domanda cosa significa? Un uomo, cioè un uomo. Le domande vanno fatte in forma societaria. Ah, vanno fatte in forma societaria, quindi non singolarmente. Non in tutti i casi. Ci sono delle categorie che provano. Ma una cosa che mi dà assist per dire è che un'impresa giovanile, se è prevalenza giovanile, non si è composta totalmente da giovani. Sì, sì, no. Un'impresa femminile si è composta almeno al 50% da donne. Ah, quindi praticamente c'è questa distinzione, sono quale distingue, anche perché poi considerando che praticamente le date sono detto che oggi ci stanno tantissimi giovani che sono anche più attenti, non la fascia più grande, è molto più alto. Sì, sì, no, no. Però quella stata mia mi deve mettere in foto. Sì, no, però queste domande che devo sapere anche dalla spenta del fatto. Grazie. Prego. Una persona che ci ha presentato in una società da Roberto Miti alla scadenza del periodo per l'istituzione del 5% di questi lavoratori partecipati. Ma non è un soggetto beneficiario. Se ha già un'azienda, non è un soggetto beneficiario. Può partecipare con forma societaria non prevalente, sì, con dei soggetti beneficiari. E perdere il residuo del lavoro. Esatto. La parte finanziata è compartecipata dal sistema bancario? No, quindi, No, perché spesso bandi regionali alla fine. I bandi regionali sono tutti col sistema bancario, tranne questo, perché rivolgendosi a soggetti svantaggiati, la gran parte non sono bancari. Colgo così l'occasione. Sono bancari. C'è stata un'esperienza che abbiamo noi così. Alla fine dei conti due terzi vanno a finanziare la banca e un terzo della montare dei fondi perduti in generale, conti alla mano, diciamo, classici conti della serva, due terzi vanno al sistema bancario e un terzo va al reale beneficiario. Con il un terzo poi assume l'impegno per i tre terzi, per l'intero importo, cioè di fatto rimane in carico, no? No, però c'è una modifica imprenditoriale. Prima era così, però ascolta, la modifica che ho fatto il 2 secondo, il 31 marzo. Sì. Quella modifica che dà la possibilità anche di installare il credito fotovoltaico che ho fatto prima. Sì, va bene, in generale. Fa arrivare il massimale del finanziamento al 60, mentre prima rimaneva sotto al 45, quindi ti dava quella. A settembre abbiamo passato dal 20 al 35, a settembre scorso. Adesso siamo passati al 35 a fondo perduto, più il 10, fino al 10 massimo degli interessi, più il 15 dei cofidi, quindi arriviamo a 20. Quindi abbiamo cacciato fuori dal finanziamento tutto ciò che è garanzia e interessi. No, perché lasciamo l'impegno per sostenere le banche. Ma in quel caso devi consegnare che sono un soldo. No. E quindi? È chiaro, è tutto giusto, diciamo in generale. Però. Poi? Domanda. Nidi può essere una grande opportunità per noi. Sono cose che ricordo, ma sono tutte morte.
puoi fare, puoi fare l'affitta camera e campare. Spesso farete una cercatura di andare a partecipare, perché ti chiedevo come vuoi.
campagna di finanza agevolata. È chiaro che come impostano anche il bando sul reddito, l'acquisto del reddito energetico, no? C'è l'arco degli operatori economici, c'è lo stimolo, l'interesse da parte, no, dell'operatore economico, del professionista a muoversi, perché essendo registrato lì ha interesse ad andare a cercare il cliente. Lo abbiamo mangiato così. Vuole l'amministrazione promuovere, perché lo vuole concentrare l'installatore. Che anche con un po' che facili con convinzione degli uffici potevano non essere soggetti beneficiari, perché l'energia è solo per scoscia le grandi imprese, invece io volevo la vostra operazione di filiera piccola, di filiera corta, su cui ha senso che si insinui una determinata tipologia di mestieri, perché la grande